Benvenuti di Play in questo nuovo video. Oggi siamo un nuovo video. Oggi siamo qui con lo Starter Pack. È uscito in realtà ieri, ma qui a Palermo da me è uscito oggi. Quindi ve l'ho portato subito. Per chi non lo sapesse, lo Starter Pack contiene il super raccoglitore, quindi l'album, il campo da gioco, le quattro bustine con 24 carte e la checklist. È la checklist tascabile, che sarebbe quel piccolo librettino che vi potete portare dove segnate tutte le carte che avete. E poi ci danno solo qui solamente due carte esclusive limited edition, che sarebbero Under e Alan. E poi ci danno pure questo. Io già l'ho staccato perché secondo me era brutto avere tutto quel cartone, quindi già l'ho staccato io. Il costo è di 8 euro tutte queste cose. Prima di iniziare però voglio salutare a Valerio, Luca, Giorgia e Alessandro. Ciao ragazzi, e possiamo andare ad aprirlo, quindi vediamo. Okay, vediamo cosa ci dice, se ci dice cose tanto importanti. Sono 10, baba. No, non so. Quasi ci spiega tutto il gioco, vabbè, chissene. Io voglio vedere se ci dicono tipo cose importanti. Quindi queste qua sono tutte le limited edition che si potranno avere, quindi quello della Starter Pack, che sarebbero quelli che noi andremo a prendere adesso. Quindi Alan e Under, poi del Team Box, De Vrij, Luis Alberto e Inglese. Della bustina Premium, la possiamo trovare in ogni bustina, in uno solo. Muriel, Godin, Ramsey, Benasser, Zielinski, Diawara e Murillo. Poi nella bustina Premium Oro abbiamo Immobile, Bernardeschi e Belotti. Sì, Totti, vabbè, ciao. Del Bomber, che uscirà il 15 settembre, quindi questo sabato, che vi porterò subito. Freuler e Romero. Poi del Bomber del 15 ottobre, Dinschi e Berardi. E del Bomber del 15 novembre solamente Dragowski, quindi un portiere. Poi qui il Team Box. Cos'è sta cosa? No! Sono proprio altre cose, questa qui è un'altra roba. Guarda chi danno. Platinum 10 Buffon, Platinum 10 Quagliarella, Platinum 10 Criscito. Team Box Platinum. Figo, bellissimo. Ah, è per il compleanno. Per il compleanno di 10 anni, figo. Per questo si chiama Platinum 10. Ah, poi qua ci sono tutte le premium, premium. Qui dice il 14 e lì dice per il 15, perché? Qui pure dice per il 15, però è 16, qui pure dice per il 15. Beh. Ok, quindi possiamo andarla a togliere, perché sinceramente non è che ci serva tanto. E abbiamo qui il nostro Starter Pack, quindi andiamolo subito ad aprire da sotto, perché sì. Ok, quindi prendiamo prima questo. Sarebbe il posto dove possiamo creare la nostra squadra, e appena avrò un po' più carte forti farò pure il video della mia squadra, che farò a metà collezione, così inizio e poi fine, per vedere la differenza. Ok, per ora ho preso due pacchetti. Oh, ho preso una limited edition. Ok, quindi la limited edition con la stessa grafica e delle stelle. Ok, quindi abbiamo Alan con 88 di difesa, 94 di controllo palla, 82 di attacco e 264 di totale. Quindi centrocampista del Napoli. Andiamo a mettere qua. Abbiamo, ok, qui abbiamo Under, quindi attaccante della Roma, con 78 di difesa, 93 di controllo palla, 84 di attacco, con un totale di 255. Quindi come totale è più forte Alan. Però comunque, qui abbiamo preso altre cose. Ok, qui abbiamo la checklist, quindi qua poi altre due bustine, ma nell'ultima bustina, che non so dov'è, quindi prendiamo l'album, probabilmente sarà finita sotto. Eccolo qui il nostro album, signore. Ok, quindi adesso andiamo a fare il confronto con l'album. Quindi questo qui è quello del 2018-2019, quindi questo qui è molto più pesante, ovviamente, perché questo qui è tutto completo. Bellissimo. Poi, altre differenze, i colori che sono cambiati, quindi questo qui è
azzurro e giallo, invece questo qui è rosso e giallo, secondo me questo qui è molto più bello. Invece qui sono tutti sotto, invece qua sono messi così. Quindi, a parer mio vince tutta la vita questo, secondo me è molto più bella di grafica. Quindi andiamo a posare questo e andiamo ad aprirci le nostre bellissime bustine. Non vi ho fatto vedere bene la checklist, comunque è così, un fogliettino piccolo. Qua dietro ci sono tutte le squadre. Stesso logo di questo, quindi stessa cosa. Poi ci sono tutte le squadre. Vabbè, adesso qui già lo dovreste sapere un po' tutti. Quindi adesso lo possiamo togliere, non cadere. Ok, quindi sono andato a sistemare così, perché secondo me è bello. Quindi qua abbiamo le due limited edition e qua il primo pacchetto di Ronaldo. Mamma mia, signori, iniziamo subito con un bellissimo pacchetto di Ronaldo. Subito! Wow! Ok, quindi abbiamo Meccariello del Lecce, Donnarumma del Milan, Florenzi della Roma, Hernani del Parma. Ok, quindi qui ci abbiamo del Lecce la coppia imbattibile, l'Amante e la Padula, e poi come in doppione. Con 88 di difesa questa carta è molto forte, in Colou, quindi difensore del Torino, una carta forte per Sun Idol, cioè guardate la difesa, è molto molto forte, quindi carte speciali andiamo a mettere qui, e qui invece le carte base. Altro pacchetto di Koulibaly. Caldala del Milan, Fabian Ruiz del Napoli, Cucca del Parma, Zapata dell'Atalanta. Qua andiamo a vedere per primo, difensore o centrocampo? Da difensore. Ok, D'Ambrosio che già abbiamo, idolo per il Panini ma per gli interisti non credo proprio che sia un grandissimo idolo. Però comunque 87 di difesa, 84 di controllo palle, 76 di attacco, comunque per un idolo, come dico, secondo me è molto buono. Quindi andiamo a posare. Bella! Coppia imbattibile, Pjanic e Mrečan. Io sinceramente avrei fatto Khedira e Mrečan, così si confondevano, così non capivi chi era Khedira e chi era Mrečan. E con 80 di difesa, 90 di controllo palle 80, e 75 di attacco, ovviamente della Juve, quindi ovviamente stavo scherzando alle cose di Khedira, perché Khedira non lo potevano mettere perché l'hanno escluso dalla Champions, poverino. Chi dice Khedira? Invece hanno... No, sì. Khedira! Sì! Khedira! Ragazzi, scrivetemi qui sotto se hanno tutto dalla Champions, Mrečan o Khedira. Io voto per Khedira, io voto per Khedira. Vabbè, andiamo ad aprire l'altro pacchetto con in copertina di nuovo il nostro mitico Koulibaly, che abbiamo trovato due volte top player. Io sono davvero ancora... Questa cosa mi dà molto fastidio. Abbiamo Scuffette dell'Udinese, Falche del Torino, Paloschi della SPAL, Peluso del Sassuolo. Andiamo a girare prima questa. Blitz che mi mancava, Elmas del Napoli con 80 di difesa, 86 di controllo palla e 77 di attacco. Poi qua come attaccante abbiamo la coppia imbattibile Pinamonti e Kouamé, coppia imbattibile di attacco del Genoa, quindi poi per ultimo pacchetto concludiamo in bellezza con il mitico Cristiano Ronaldo. Finora non abbiamo trovato carte forti. Abbiamo Sharonski del Genoa, poi Milenkovic della Fiorentina, Cragno del Cagliari,
Zapata. Io. Che? Vero? Abbiamo trovato di nuovo Zapata nelle stesse bustine. Cioè, nella stessa bustina abbiamo trovato Zapata pure qua. Però comunque è una bella carta, guardate. Quindi Zapata, portiere e un centrocampista. Andiamo a girare il portiere, idolo consigli, che già abbiamo pure trovato e vabbè. Con 87 di difesa, 80 di controllo palla e 55 di attacco. E di centrocampista invece abbiamo una coppia imbattibile. Della Roma, Diawara e Vertù. Con 74 di difesa, 87 di controllo palla, mamma mia, e 75 di attacco. Ok, come sempre i pacchetti dallo starter pack non danno chissà quale carta forte. Me l'aspettavo un pochettino perché di solito non mi ha mai dato soddisfazione i pacchetti, i 4 pacchetti dello starter pack. Ok raga, quindi quello che vi ricordo è che costa solamente 8 euro e vi dà 2 limited edition, Under e Allan, poi vi do anche questo super raccoglitore pieno di pagine dove potete mettere le vostre bellissime carte, poi la checklist dove potete segnare le cose, la guida, quindi la guida che abbiamo visto, e il campo da gioco dove potete fare la vostra squad. Ok raga, quindi se il video è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!